Salve a tutti e bentornati qui all'angolo della libraia. Oggi voglio parlarvi della serie di gialli di Alessia Gazzola che hanno come personaggio principale la figura di Alice Allevi. Alessia Gazzola è nata a Messina nel 1982, figlia di genitori divorziati, è cresciuta in un ambiente borghese, con la madre ed i nonni. Si è laureata in medicina e ha poi preso la specializzazione in medicina legale. Durante il periodo della specializzazione ha creato nel suo immaginario il personaggio di Alice Allevi, e ha scritto il suo primo romanzo, L'allieva, uscito nel 2011, che ha riscosso un successo notevole. A quel punto, la Gazzola ha continuato, a scrivere di questa figura e ad oggi esistono sei romanzi, con protagonista Alice Allevi. Il settimo è in uscita nel mese di novembre. Dei sei romanzi c'è da dire che Sindrome da cuore in sospeso è in realtà un prequel rispetto all'esordio letterario e quindi a voler approcciarsi ex novo a questa autrice, il mio consiglio è di cominciare la saga proprio da Sindrome da cuore in sospeso. La Gazzola oggi vive a Verona insieme al marito e alle due figlie e ha recentemente pubblicato il suo primo romanzo, senza la figura di Alice, che è Non è la fine del mondo, che non ho ancora letto, ma ho appena comprato e mi appresto a leggere nei prossimi giorni. Dunque, volendo cominciare a presentare la serie, parto da Sindrome da cuore in sospeso. Alice Allevi è una studentessa ormai prossima alla laurea in medicina che si è appena resa conto di non voler di fatto fare il medico. Durante un pranzo a Sacrofano, paesino vicino Roma dove vivono i genitori, Alice è lì lì per affrontare il problema spinoso con il resto della famiglia quando la badante dell'amata nonna Amalia viene trovata morta. Sul posto arrivano immediatamente polizia e medico legale, il circo come lo definirebbe Montalbano. E Alice rimane strettamente coinvolta nelle indagini. In questo modo, da un lato, scopre di essere un'investigatrice piuttosto intuitiva, dall'altro si invaghisce del medico legale incaricato del caso, il dottor Conforti. L'insieme di questi due elementi, la convincerà a scegliere la strada della medicina legale per il suo futuro. Infatti, nel secondo romanzo, L'allieva, troviamo Alice al primo anno di specializzazione. All'interno dell'istituto, in realtà, Alice viene considerata una studentessa piuttosto terribile perché è svogliata e spesso goffa. Nella vita privata si ritrova a convivere con una studentessa giapponese che ricorda molto il personaggio di un fumetto, a continuare a subire una notevole tensione sessuale nei confronti e da parte del dottor Claudio Conforti, senza che questa loro relazione abbia poi un qualche sbocco reale, e contemporaneamente però conosce un giovane giornalista brillante, di cui si invaghisce quasi subito, che scopre essere il figlio del direttore dell'Istituto di Medicina Legale. In questa situazione, già piuttosto pesante da un punto di vista emotivo, Alice rimane nuovamente coinvolta in prima persona in un caso. Infatti, dopo aver conosciuto Giulia Valente, esponente dell'alta borghesia romana, qualche giorno dopo la ragazza viene trovata morta e Alice si sente quindi in dovere di risolvere in prima persona il caso. Rischierà moltissimo sia a livello personale che a livello professionale, ma alla fine riuscirà a trovare la verità. Il libro successivo della saga è Un segreto non è per sempre. Alice partecipa alla perizia psichiatrica su un famoso scrittore, Konrad Azais. A differenza degli altri colleghi, la nostra non è assolutamente dell'idea che Azais sia incapace di intendere e di volere, ma la sua re resta una voce isolata, nel coro dei medici che visitano il vecchio scrittore.
Quando pochi giorni dopo la perizia lo scrittore viene trovato morto, apparentemente suicida, Alice si convince che in realtà si tratti di omicidio e quindi, affiancando il commissario Calligaris, che ormai la considera un po' una sua consulente personale, dà il via alle indagini per arrivare a scoprire chi effettivamente ha ucciso l'anziano scrittore. Nel frattempo, la sua relazione con Arthur pare essere in una fase di stallo a causa delle continue trasferte del giornalista e con Claudio le cose sono sempre più ambigue. Poi abbiamo Le ossa della principessa. Ambra Negri della Valle, brillante, bellissima e insopportabile collega di Alice, scompare nel nulla. Pochi giorni dopo, il corpo ormai in avanzato stato di decomposizione di una giovane donna, viene trovato in una fossa accanto a una coroncina di carta, una coroncina giocattolo. Si tratta del corpo di un'archeologa, che, caso vuole, sia stata una compagna di liceo di Ambra. La scomparsa di Ambra e questa morte sono in qualche modo legate? E Claudio, che di Ambra è stato a lungo il compagno, è forse coinvolto? Ancora una volta, Alice e Calligaris si mettono ad indagare. Nel frattempo, dal punto di vista della vita personale, Yukino, la coinquilina di Alice, è dovuta rientrare in Giappone e Alice si è trovata quindi a dover convivere con Cordelia, la sorella di Arthur. Questa situazione fa sì che, lei non riesca a superare la fine della loro relazione. Passiamo oltre e ci troviamo con Una lunga estate crudele, in cui Alice affianca il commissario Calligaris, per svelare il retroscena, di un omicidio commesso moltissimi anni prima. Un attore teatrale scomparso, che era stato dato per disperso e di cui invece si è recentemente trovato il cadavere. I sentimenti di Alice sono ancora in bilico fra Claudio e Arthur. L'ultimo romanzo pubblicato, ma ripeto, il settimo è ormai prossimo all'uscita, è Un po' di follia a primavera. Ruggero D'Armento, illustre psichiatra che ha spesso collaborato con l'Istituto di Medicina Legale e che è anche stato professore all'Università di Alice, viene trovato morto. Lo spettro dei sospettati è ampissimo, dai pazienti alla moglie, e Alice e Calligaris si mettono a indagare. Nel frattempo, Alice è ormai prossima al termine della sua specializzazione e deve quindi cominciare a prendere delle decisioni cruciali sia dal punto di vista professionale che da quello personale. Dunque, la Gazzola è sicuramente un abile giallista. Devo dire che talvolta le indagini sono anche troppo complesse, mi riferisco soprattutto al caso dell'archeologa e al caso dello scrittore. I romanzi sono fortemente ironici e la protagonista principale riesce sempre a mettersi in situazioni esilaranti. I personaggi, sia quelli principali che quelli di sfondo, sono comunque ben costruiti e perfettamente coerenti. Dal mio punto di vista, il solo neo di questi romanzi è lo sfondo sentimentale, nel senso che i continui tentennamenti di Alice fra Arthur e Claudio sono piuttosto confusionari e talvolta eccessivi e un po' pasticciati. Detto questo, trovo che la collana sia veramente piacevole e devo dire che ho apprezzato moltissimo anche la versione cinematografica che la Rai ha trasmesso l'anno scorso e di cui mi auguro ci sia presto un sequel. E questo è tutto per la nostra recensione di oggi, ci rivediamo presto qui all'angolo della libraia. Ciao!